le tante persone che dopo il terremoto, le persone di pianura sono venute su da te, hanno imparato qualcosa? Sì, ma pianura e montagna secondo me è una rappresentazione che è metaforica. Certo. No, perché dividiamo chi si impegna e chi no. Chi va in bicicletta in pianura è differente da chi va in montagna. Per cui io penso che sia molto metaforica anche. Ma io, gente di pianura è venuta tanto, però avevano i mocassini. Chi va in montagna nel fango, se ha i mocassini scivola. Qualcuno poi ha capito che sto facendo delle metafore e poi andrò più sullo specifico, e altri invece no. Che voglio dire, c'è un profondo scollamento, e lo ripeto, tra chi vive sempre in pianura, in senso metaforico, per cui non ha, cioè non c'ha la concezione della sofferenza. Magari chi vive in pianura è anche più bravo a livello filosofico, prof, tutti e due prof per me, perché un prof poi non costa niente darlo a tutti, però dico, magari hanno anche una bella casa, hanno una libreria con dei libri stupendi, mangiano il caviale, sono più preparati a livello intellettuale, però poi si scontrano con la realtà che è la montagna. Che voglio dire? Ma come diceva Guido, sono stati spesi tanti soldi nel corso degli anni, però poi questo è un paese che se un modello funziona non si ripropone, perché se quel modello funziona è legato a una persona che al momento era il capo della protezione civile e era a capo del governo, ha sbagliato. Allora, se un modello funziona deve funzionare sempre mettendo dei paletti, e invece se oggi fa qualcosa Guido, io sono convinto che tra 5 anni viene un altro sindaco, vorrà dimostrare alla cittadina di Ascoli che quella fatto, che ha fatto Guido è tutto sbagliato, e cioè lì si perde. Ripartiamo dalle cose belle che hai fatto e andiamo a migliorare le altre. Che voglio dire? Io sono 7 mesi, a me ha fatto piacere che Gentiloni il 5 luglio l'abbia detto ad Accumoli. Io però erano 7 mesi che lo dicevo, perché vivo in montagna, ma in montagna metaforica, dico, in tempo di guerra ci vogliono procedure di guerra, ergo, se fa le procedure normali in tempo di guerra capite che è un cortocircuito. E allora pure lì l'uomo della pianura ha una visione, l'uomo che sta in montagna c'è un'altra. Gentiloni, squisita persona, se n'è accorto il 5 luglio, e allora pure lì io dicevo, l'uomo di montagna dice, se oggi un cittadino di un paese decide di farsi costruire una casa, va da un'unica ditta, sì o no? Secondo me sì. In questa fase ci sono 3 interlocutori, un manicomio. Allora c'è la ditta che ha vinto la gara con la protezione civile, monta solo le case, poi c'è la ditta che fa i lavori di urbanizzazione, che la gara la deve fare la regione, per cui c'è il meccanismo che mi fa incazzare, che arriva la ditta che ha vinto la gara con la regione, fa le urbanizzazioni, esce ed entra quella che monta le case. Montano le case, riescono quelli che montano le case, rientrano quelli che hanno vinto la gara con la regione per le urbanizzazioni, rientra la ditta che ha vinto la gara con la protezione civile. Un manicomio. Allora io dico, nella vita di tutti i giorni, Guido se si fa a casa sceglie una ditta. E allora questa è la differenza tra la pianura e la montagna. E è capitato pure chi faceva l'ultimo miglio, vero? Cioè, sembra una barzelletta, pensate il veleno che c'ho dentro.
L'ultimo miglio rappresenta chi fa il collegamento elettrico dal pozzetto alla casa. Non si era stabilito né nella gara della protezione civile né quella della regione che io dovevo fare. Entro nei dettagli, il cittadino andava a casa e non funzionava la luce. E allora voi capite, sembra una barzelletta, il dolore, la mancanza di sensibilità che genera un ritardo del genere. È devastante. E allora questa è la differenza tra la montagna e la pianura. Un'altra differenza tra la montagna e la pianura è la sensibilità. La sensibilità. Tanti nostri concittadini stanno in costa, al mare. Sono 11 mesi che intere famiglie vivono negli alberghi. Il cittadino di pianura dice: ma è normale, stanno bene, stanno al mare. Quello di montagna fa un altro tipo di interpretazione, perché è sensibile e dice: ma una famiglia può stare 11 mesi dentro una stanza di albergo? No, ma cominciamo ce la chiedo. E parto da un presupposto basic, scusate anche l'inglese, l'espressione. Primo, se dormi con tuo figlio, difficilmente marito e moglie possono fare l'amore. E c'è un problema. È un problema. Stanno sempre insieme. Vivono tutti insieme per 11 mesi con altri concittadini che hanno avuto il dolore dentro. E di che parlano? Solo di terremoto, fattore psicologico. E poi ci mettiamo, caro economista, un fattore anche economico, perché pure questo c'entra. L'uomo di montagna dice, rispetto a quello di pianura che dice stanno al mare, stanno bene, non sono sensibili. Una famiglia, marito e moglie e un figlio, costano a noi, perché lo Stato siamo noi, 3.000 euro al mese. Io ho proposto, ma questo deve essere il punto di partenza per la prossima esperienza, miglioriamo quello che è sbagliato e manteniamo quello che è giusto, a prescindere di chi è il capo del governo e di chi è il capo della protezione civile. Un paese giusto fa così. Dico, ma se a questa famiglia gli dico: io ti do 1.500 euro al mese, trovati una casa, ti riappropri della tua vita, è sbagliato, sì o no? Secondo me no, è giusto, ti riappropri della tua vita. Ne dico un'altra: chi assume le persone che ha perso la propria casa, che sono terremotate, mettiamo una misura fiscale con il risparmio che c'è di 1.500 euro al mese moltiplicato per 40.000-50.000 sfollati, perché parliamo di questi numeri, sgravi fiscali per chi assume. Perché chi per 11 mesi sta dentro una stanza di albergo, che prima era abituato a lavorare e si era riappropriato della propria vita, alla fine di 11 mesi, primo, è un terremotato a vita, perché chiede solo. Due, tra 3 o 4 anni queste persone incideranno sul Servizio Sanitario Nazionale, perché saranno depressi. Depressi. Allora è questa la differenza tra la montagna e la pianura. E quando dicevo queste cose, l'uomo della pianura mi guardava a bocca aperta e io dicevo: non ci vuole una laurea. Ci vuole la laurea del buonsenso, coniugando quegli aspetti che abbiamo perso, che è la sensibilità, che è la sensibilità, che chi non soffre non sa cos'è la sensibilità, e sembra tutto scontato. E voi immaginate, scusami, la differenza tra l'uomo della pianura e della montagna. Ma io dico, una volta che c'è un'emergenza e succede una tragedia, tu la prima cosa che devi fare è salvare la vita delle persone, sì. La seconda, mettere in sicurezza un simbolo, almeno uno, perché le persone che hanno perso tutto si aggrappano a un simbolo. Ad Amatrice hanno fatto crollare tutti i simboli. E allora, questa è la differenza tra l'uomo di montagna e l'uomo di pianura, al di là
della collocazione geografica. Poi parliamo del Trentino, pure lì, troppo facile. Ehi. Allora, io nella precedente vita, perché io dico che fino al 23 avevo una vita, oggi ce n'ho un'altra, perché cambia anche la sensibilità, io mi sento meno peggio di prima. Allora io facevo i conti. Il comune di Amatrice, non un comune straordinariamente ricco, se non di tradizioni e di identità, versava come tasse, con le varie aliquote, 9 milioni e 500 mila euro. Lo sapete quanti soldi ci ridava lo Stato a noi come contributo statale? 180 mila euro. In Trentino, di quei 9 milioni e 500 mila, tutti rimangono al Trentino. Allora, che voglio dire? Se il comune della Amatrice, io non ti dico altro, non ti dico 9 milioni e mezzo di euro, prof, vedi la montagna che ti dice. Io dico, per trovare la soluzione è facile, te lo dice l'uomo di montagna e non quella di pianura. Io dico 30% al comune, 30% alla regione, 30 allo Stato, 10 per fondo di solidarietà. Io con 3 milioni di euro l'anno, io potevo incidere sulle scelte economiche del mio territorio, potevo fare delle scelte, dove potevo dire, se io faccio delle scelte giuste e il cittadino mi controlla giornalmente perché il sindaco lo vanno a fermare sotto casa, io prima stavo con Guido, viene il cittadino, ti ha detto Guido guarda me devi farci l'erba, no, immagina te se Guido ha delle risorse economiche e poi le butta nella lap dance, ti vengono a cercare a casa e ti menano, giusto? Allora se un politico, un sindaco sfrutta bene le sue risorse, crea l'anno dopo più reddito per la propria comunità e avrà più risorse. Invece 9 milioni e mezzo d'euro, 180 mila euro l'anno, volevano chiuderti l'ospedale e ho mazzolato tutti, dalla polverina a Zingaretti ho sempre vinto perché c'avevamo ragione. E dove vanno tutti questi soldi? Non si sa, ma io ti dico una cosa che so per certa, sulla perequazione contributiva che me l'ero studiata, 600 milioni di euro andavano a ripianare i buchi delle grandi partecipate pubbliche delle grandi città, perché è così la storia, no, dove i sprechi, i clientes. Dico l'ultima, sto andando a braccio proprio in, cioè scusate anche lo sforzo. Vai, vai. La differenza tra la montagna e la pianura, zona urbana franca, la storia insegna che un contributo non si nega a nessuno. Più amici vi faccio, è storia dei clientes. Io ho detto a Gentiloni, una squisita persona, un gentiluomo, sì, scusate, secondo me la zona urbana franca bisogna darla ai 55 comuni che hanno la zona rossa, che hanno avuto la distruzione. Hanno fatto in modo che si estendesse a 140 comuni e si è persa un'occasione per dimostrare che questo paese faceva un salto di qualità. Il gol decisivo, perché 55 comuni di un'economia, di una microeconomia, sarebbe stato un segnale indispensabile. Le risorse che sono state messe allora potevano andare in un'idea di area di ricostruzione seria. Così abbiamo dato le briciole a tutti, tutti saranno costretti a fare dei piccoli interventi sia sul privato ma soprattutto sul pubblico, e non ci metteremo mai in riga e continueremo a buttare delle risorse senza dare un futuro economico alle piccole attività, ma soprattutto alle messe in sicurezza del centro Italia, perché di questo abbiamo bisogno. Abbiamo perso l'occasione per vincere la partita della vita. Immaginate che messaggio straordinario se per la prima volta nella storia si diceva: questi sono i 55 comuni, queste sono le risorse per le microimprese, parlavamo di briciole, il resto lo investo in infrastrutture, in messa in sicurezza degli edifici storici, nelle scuole, perché poi è troppo facile
che le patate le passano sempre i sindaci, non si è corretti, perché il sindaco a volte si trova a fare il baluardo e a prendersi gli insulti per le inefficienze e per le differenze tra l'uomo di montagna e quello di pianura. E anche per questo è sempre più difficile trovare chi vuole fare il sindaco. Una cosa mi deve dire Pirozzi però, Renzi è di montagna o è di città? O è di pianura? No, guarda, ti posso dire una cosa. Allora, ti posso dire una cosa. Io, allora, innanzitutto li chiamo tutti per nome, perché sono come me e come te. Uno. Io il rapporto con Matteo è nato il giorno dei funerali, due giorni prima dei funerali, perché pure lì la differenza tra l'uomo di montagna e l'uomo di pianura si stabilì due giorni prima che i funerali si facevano ad Amatrice, cosa giusta, senza se e senza ma. Fummo abbagliati, no io, dalla cerimonia funebre che si fece ad Ascoli per i nostri amici di Arquata. Il giorno prima che si era stabilito che i funerali si facevano ad Amatrice, chiamata del prefetto. Questa è storia, montagna e pianura. Per problemi di sicurezza abbiamo deciso che i funerali si fanno a Rieti all'aeroporto. Il sindaco gli disse, il sindaco sta male, non ci viene, perché c'ha 130 di minima, non dorme da 5 giorni, si fuma 52 sigarette, se vado al pass sballo, non ci vengo e attacco. Stessa cosa ad altri personaggi. A un certo punto chiamai Matteo e gli dissi, caro Matteo, qui si parte male, i funerali si devono fare ad Amatrice. E da lì è nato un rapporto. Un minuto dopo mi ha chiamato e io gli dissi, tu hai fatto il sindaco. Un minuto dopo i funerali si fanno ad Amatrice. E che è successo con i funerali? È lì che è nato un rapporto, che hanno capito che si giocava poco. E quel giorno, in prima fila, c'erano i parenti dei defunti. Gli uomini di pianura quel giorno sono diventati di montagna perché stavano in mezzo al tendone, in mezzo alla gente, non ci sono state parate. E lì è nato un rapporto, come c'è un rapporto con Paolo Gentiloni, come ce l'ho con Matteo Salvini, come ce l'ho con Giorgia Meloni, come l'ho avuto anche su qualche difficoltà con Luigi Di Maio. Io gli ho detto una cosa a queste persone, dividetevi su tutto, sul terremoto e sull'emergenza di una nazione, dovete dare dimostrazione di essere una classe politica seria. E io ti dico, con alcuni distinguo, nessuno di questi leader politici nazionali hanno speculato sul dolore della mia gente, io non l'avrei permesso a nessuno. Ma la differenza tra i Mattei, tra i Sergi e tra i Guidi è che quel giorno hanno capito che bisognava portare rispetto per una comunità che era stata ferita, e hanno capito che con la gente di Amatrice si zazzava poco. Questo è stato il messaggio e dovrà essere sempre così. Questo però scaturisce dalla mancanza di sensibilità, perché qualcuno mi disse, mettiamo i maxi schermi, e io dissi, ma è una partita di calcio. E non avevano capito che se avessero spostato i funerali a Rieti con una comunità che era piena di dolore, poteva succedere qualsiasi cosa. E allora questa è la differenza tra i Mattei, tra i Sergi, i Paoli, o sei di montagna o sei di pianura. Quello di montagna è abituato a mettersi gli scarponi ogni giorno della propria vita. Insomma.